secondo semestre dell'anno prossimo avremo la gamma che andremo uscendo sul mercato completa, benzina, benzina CPL e diesel, con un prezzo indicativo intorno ai 21.000 euro. Non molto alto, perché noi proprio la filosofia nasce di offrire un prodotto. Sì, la crisi, insomma, speriamo insomma che poi la crisi passa, però diciamo il contenuto di prodotto che andiamo ad offrire ha un ottimo rapporto con il prezzo. Abbiamo qualità prezzo molto importante, la nostra gamma attuale che è il pick-up è costata un prezzo di sino 15,940 e 17,490 sul mercato, hanno un posizionamento molto molto interessante. Questa macchina nasce per il mercato europeo, sarà dotata di 4 airbag, di ABS, PD, tutte le caratteristiche tecniche per il raggiungimento anche delle collocazioni europee. Diceva in pratica prima che saranno pochi pezzi, no? Cioè inizialmente. Diciamo che noi partiamo con una previsione della gamma attuale, quindi parliamo del pick-up del fuoristrada, intorno ai 3.000 pezzi. Partire con questa nostra previsione, anche perché in questo momento di mercato è molto difficile. No, timore no, però vogliamo, preferiamo stare con i piedi molto per terra. Parliamo del mercato Europa, quindi abbiamo un potenziale. Però in questo momento di mercato è anche difficile fare previsioni. Per quanto riguarda questo modello, la previsione speriamo che sia un pochino più alta, anche perché speriamo che nella seconda parte dell'anno prossimo la crisi sia un po' rientrata e che il modello, che ha sicuramente una linea più vicina al gusto europeo, possa essere ancora di più accettato. Dimensioni, a quelle diciamo, che siamo abituati a vedere, no? Sì, questo è sempre un bel sub, perché parliamo di una dimensione vicina ai 5 metri, però non è mastodontico come può sembrare. Fa meno paura, bravissimo. Va bene, la ringraziamo. Grazie a lei. E le auguriamo buon lavoro. Grazie anche a lei.